We look forward to the time when there is no more night, when your people can come out of hiding, when your people can stop all the fighting. Shalom a tutti e benvenuti alla porzione di Torah di questa settimana, che è chiamata Bamidbar, che significa nel deserto. E abbiamo letto per la porzione di Torah dal libro dei Numeri al capitolo 1 versetto 1 fino al capitolo 4 versetto 20, mentre per la porzione di Haftarah, ossia porzione profetica, abbiamo letto dal libro del profeta Osea capitolo 1 versetto 10 fino al capitolo 2 versetto 20 e sempre dal capitolo 2 versetto 1 fino al capitolo 2 versetto 22 nella Bibbia ebraica. Per il Brit Hadashah, Nuovo Patto, Nuovo Testamento, abbiamo letto dalla lettera ai Romani capitolo 15 versetti 1 fino al versetto 7 e dalla prima Corinzi capitolo 12 versetto 12 fino al versetto 20. Adonai parlò a Mosè nel deserto del Sinai, Bamidbar, nella tenda di convegno, il primo giorno del secondo mese, nel secondo anno della loro uscita dal paese d'Egitto, e disse. Questo si legge in Numeri capitolo 1, versetto 1. La scorsa settimana abbiamo finito di studiare il libro del Levitico con la parasha Bechukotai, e lo studio della porzione di Torah di questa settimana inizia invece con il quarto dei cinque libri di Mosè, che è appunto chiamato Bamidbar, che significa appunto nel deserto o deserto. E mentre questo nome è preso dalla quinta parola ebraica nel primo versetto, esso riflette uno dei temi appunto di questo libro. E la parasha di questa settimana riguarda appunto il conteggio dell'esercito che viene scelto all'interno del popolo di Israele. E Bamidbar è chiamato appunto anche Numeri in italiano, perché i primi quattro capitoli menzionano proprio il censimento degli israeliti, il primo dei quali comprende gli uomini che sono in grado di portare le armi. Quindi un vecchio nome ebraico che sta per Bamidbar è Sefer HaPikudim, che significa libro dei conti, ed esso riflette il tema appunto proprio del conteggio. Nel primo capitolo del libro appunto del Bamidbar, gli israeliti sono ancora accampati sul monte Sinai dopo aver ricevuto la Torah, appunto la legge, e costruito il tabernacolo, ricevuto le istruzioni per l'adorazione ad Adonai. E ora quindi il popolo si muove verso la terra promessa e deve prepararsi anche alle minacce che attendono appunto questo viaggio. Adonai comanda quindi a Mosè di censire, quindi di contare tutti i maschi israeliti in grado di portare con sé armi, e a partire dai 20 anni di età. Si legge infatti Numeri al capitolo 1 versetto 19:
come Adonai aveva ordinato a Mosè, egli ne fece il censimento nel deserto del Sinai. Il risultato di questo censimento rivela che gli israeliti di età superiore ai 20 anni è molto numeroso e considerevole, quindi gli uomini in grado di combattere sono elencati per tribù e per un totale di 603.550 uomini. Divisi per tribù, appunto nella tribù di Ruben ce n'erano 46.500, in quella di Simeone 59.300, in quella di Gad 45.650 e in quella di Giuda 74.600 e in quella di Issacar 54.400, mentre nella tribù di Zebulon ce n'erano 57.400 e infine in quella di Efraim 40.500 e in Manasse 32.200, mentre in Benjamin, nella tribù di Beniamino, ce n'erano 35.400 e in Dan 62.700, mentre in Asher 41.500 e in Neftali 53.400. E che cosa significa la differenziazione che viene fatta all'interno di questo conteggio per quanto riguarda i Leviti? Vediamo che viene scelto la tribù dei Leviti per un servizio di elite, se così vogliamo, un servizio al tempio che li differenzia da tutte le altre tribù. Si legge in Isaia al capitolo 11, versetto 10: In quel giorno avverrà che la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i popoli. Le nazioni lo cercheranno e il luogo del suo riposo sarà glorioso. E che cosa significa questo? Che i Leviti non sono quindi conteggiati nel censimento, poiché non devono essere arruolati all'interno dell'esercito, non devono servire per fare guerra, mentre invece hanno, grazie alla loro discendenza da Aronne, hanno la consacrazione sacerdotale e ricevono quindi compiti di tipo sacerdotale, come si legge in Esodo al capitolo 28, versetto 1, fino al capitolo 29, versetto 9. Quei Leviti che quindi non discendono invece da Aronne hanno ruoli subordinati ai sacerdoti di discendenza da parte di Aronne, come loro servitori. Quindi questi Leviti sostituiscono in sostanza i primogeniti figli di Israele, a cui originariamente fu dato questo tipo di compito, ma che persero quel privilegio a causa della loro adorazione del vitello d'oro nel deserto. E i Leviti tuttavia rimasero fedeli durante il tempo trascorso appunto nel deserto e guadagnarono quindi il favore di Adonai. Leggiamo infatti in Esodo al capitolo 13, versetto 2 e anche nei versetti 11 e 13, sempre del capitolo 13, oltre al capitolo 32, versetti 25 e 26, e in Numeri, capitolo 3, versetti 12 e 13. Leggiamo proprio di questa condizione dei Leviti e del loro favore al cospetto di Adonai. E come servi dei sacerdoti? I Leviti erano incaricati degli arredi, quindi di tenere cura degli arredi e della struttura stessa del tabernacolo, trasportandolo, rimettendolo a posto, mentre gli Israeliti si muovevano attraverso il deserto. E questo è un compito così sacro, così importante, che solo ai Leviti era permesso ed è permesso avvicinarsi al tabernacolo. Qualsiasi persona non autorizzata che si avvicinava appunto al tabernacolo sarebbe stata colpita da morte, come poi si legge in Numeri capitolo 1, versetti 47 fino al versetto 51. Inoltre, ai Leviti è anche richiesto di sistemare le loro tende attorno al tabernacolo, non nella stessa posizione così come per le altre tribù, e si costituiscono una sorta di barriera proprio al tabernacolo per impedire agli israeliti di avvicinarsi troppo al tabernacolo, il che farebbe cadere l'ira di Adonai sul campo degli israeliti, come si legge in Numeri al capitolo 1, versetto 53. Vediamo che tutti gli israeliti devono accamparsi ad una certa distanza, specificata dalla tenda del convegno, abbastanza lontani da potersi proteggere dall'ira di Adonai e non solo per proteggere proprio la santità del tabernacolo e tuttavia
abbastanza vicino per permettere loro di raggiungere gli incontri. Come si legge in Numeri capitolo 2 versetti 1 e 2. Infatti leggiamo: Adonai parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo: I figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera, sotto le insegne della casa dei loro padri, si accamperanno tutti intorno alla tenda di convegno, ma ad una certa distanza. Secondo il collocamento, dato da Adonai, le 12 tribù di Israele si accampano oltre il cerchio levita in quattro gruppi ben distinti, costituiti da tre, ognuno di questi blocchi costituito da tre tribù. Il primo di questi gruppi, diciamo, di tribù era costituito da Giuda, Issacar e Zebulon, che sono ad oriente, mentre Ruben, Simeone e Gad vengono disposti a sud del tabernacolo, Efraim, Manasse e Beniamino ad occidente, mentre Dan, Asher e Naftali a nord. Poiché la luce, sappiamo, l'unzione e la benedizione viene dall'Oriente, è qui che si accampano Mosè, Aronne e i suoi figli, poiché sono grandi, appunto, uomini santi, responsabili di portare la luce, quindi la luce, la Torah, la parola, di Adonai alla nazione di Israele. Ed è per questo che vengono stabiliti in quella posizione. E ogni tribù ha il suo, se così vogliamo chiamarlo, principe, ma soprattutto capo, che in ebraico significa nasi, e che viene appunto letto in Numeri capitolo 2 versetto 3, e una distintiva bandiera o stendardo, che in ebraico si chiama degel, che leggiamo in Numeri capitolo 2 versetto 2, con i suoi possedimenti descritti attraverso un particolare emblema e colore tribale, che li distingue dalle altre tribù. Si pensa che i colori quindi corrispondessero alle pietre preziose sulla corazza del sommo sacerdote, il Kohen Agadol, che appunto riportava il colore delle 12 tribù di Israele, con particolari tipi di pietre. Questi simboli riportati appunto negli stendardi di ogni tribù sono considerati un segno del grande amore di Adonai per ogni singola tribù di Israele, come dice il Cantico dei Cantici, quando recita: Mi ha condotto nella casa del banchetto, il suo vessillo, che appunto in ebraico è degel, su di me è amore, come leggiamo nel Cantico dei Cantici al capitolo 2, versetto 4. E anche mentre viaggiano, gli israeliti mantenevano questa particolare disposizione e formazione attorno al tabernacolo, e secondo il commento rabbinico, il Midrash, appunto, quella formazione permise a Corà, un levita, di cospirare l'ammutinamento di Datan, Abiram e On, che erano parte della tribù di Rubeniti, contro la guida di Mosè. Come si legge in Numeri capitolo 16 versetto 1. E dal momento che essi vivevano nelle vicinanze, sul lato meridionale del tabernacolo, essi colsero l'occasione per suscitare quindi una ribellione del popolo di Israele contro Mosè. Naturalmente questo è un esempio perfetto dell'importanza di scegliere con cura i nostri compagni di viaggio, le nostre compagnie, e la Bibbia ci insegna che la cattiva compagnia corrompe il buon carattere, come si legge in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 33. E andiamo quindi all'Aftarah, che è la porzione profetica che parla dell'unità sotto un'unica autorità, l'unità del popolo di Israele sotto l'unità sotto l'autorità di Mosè. Come nel libro del profeta Osea, capitolo 1, versetto 10, si legge: Tuttavia il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare, e avverrà che invece di essere detto loro: Voi non siete mio popolo, sarà loro detto: Siete figli del Dio vivente. Di solito c'è un tema comune tra Parashah, appunto, e la corrispondente Haftarah, porzione
porzione profetica della settimana e la connessione dello studio di oggi tra Parashah e porzione di Haftarah, porzione profetica, è proprio nel libro di Osea, al capitolo 1, versetto 10 fino al capitolo 2, versetto 20. E descrive la condizione del deserto e la numerazione dei figli di Israele, quindi del popolo di Israele. Osea infatti profetizza che il numero di Israele crescerà di numero come la sabbia del mare. Osea profetizza che le due case di Giuda e di Israele alla fine saranno riunificate nell'era messianica sotto un unico capo, come previsto anche dai profeti Daniele, Isaia, Ezechiele e Zaccaria. Tra gli altri profeti e scrittori, e leggiamo infatti in Daniele capitolo 7 versetto 13 e 14 e anche in Isaia capitolo 9 versetto 6 e 7, oltre al capitolo 11 versetto 1 fino al versetto 16 e anche nel libro del profeta Ezechiele capitolo 37 versetto 15 fino al versetto 28, oltre al libro del profeta Zaccaria capitolo 14. Questo capo è naturalmente Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Quindi i figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, nomineranno per se stessi un unico capo e saliranno fuori dal paese, perché grande sarà il giorno di Jezreel, si legge in Osea capitolo 1 versetto 11, così come al capitolo 3 versetto 35. E a causa di questo tema, riunendosi in unità sotto un unico capo, questa parte della porzione di Haftarah viene letta prima di Shavuot, quindi prima di Pentecoste, nel tempo in cui, secondo la tradizione, tutto il popolo di Israele veniva in unità a ricevere la Torah sul Monte Sinai. E allo stesso modo a Shavuot, a Pentecoste, i discepoli di Yeshua, Gesù il Messia, attesero in unità di mente, cuore e scopo e proposito, quindi la venuta del Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo, come si legge negli Atti al capitolo 1 versetto 14. C'è quindi unzione e benedizione quando ci riuniamo in unità con coloro che amano Adonai. E infatti leggiamo nel Salmo 133, che viene detto anche canto dei pellegrinaggi di Davide, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità, è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti, è come la rugiada del Hermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. E vediamo perché c'è questo anche paragone fra la redenzione di Israele e il matrimonio. In questo libro profetico, che è il primo dei tre Asar, cioè dei 12 profeti, Adonai usa il matrimonio di Osea con una prostituta come una parabola della vita reale per rivelare il suo grande amore ad Israele. Dopo che la moglie di Osea gli porta appunto dei figli, Adonai dice ad Osea di mandare via la moglie e i figli. Osea obbedisce, ma dichiara il suo amore per loro, per sua moglie, per i suoi figli, nonostante la moglie si stia allontanando. Attraverso questa dispersione quindi della sua famiglia, Osea arriva a comprendere l'assoluto impegno di Adonai nei confronti di Israele, nonostante il suo allontanamento. Con questa intuizione Osea rimprovera quindi Israele per essersi impegnato in affari adulteri con divinità pagane ed essere stata una sposa infedele per Adonai. Eppure, proprio mentre Osea riprende sua moglie, che era appunto una prostituta, Adonai gli promette che egli stesso riprenderà la sua moglie infedele Israele. Quindi la promessa della redenzione, promette che il popolo ebraico si pentirà e gli sarà promessa in sposa per sempre. Come leggiamo infatti nel libro di Osea, al capitolo 2, versetti 19 e 20, ti fidanzerò a me per l'eternità,
Sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai Adonai. Questo passaggio conclusivo della Haftarah è una meravigliosa profezia appunto della redenzione del popolo di Israele che ogni mattina viene recitata da tutti gli uomini ebrei ortodossi mentre indossano i loro tefillin, appunto i filatteri, e questo tradizionale avvolgimento delle cinghie di cuoio attorno alle dita dell'uomo è simile a quello di uno sposo che mette proprio l'anello nuziale sul dito della propria sposa ed è pensato proprio per essere il simbolo del fidanzamento di Adonai ed Israele. E qui si conclude appunto la porzione di Torah di questa settimana. E vi auguriamo Shabbat Shalom a tutti voi e arrivederci a presto. Good morning and Shabbat Shalom. Welcome to this week's Torah portion called the Bamidbar, which means in the wilderness. The Torah portion for this week will be read from the book of Numbers, chapter 1, verse 1 through chapter 4, verse 20. For the Haftarah, or the prophetic portion, we will be reading from Hosea, chapter 1, verse 10 through chapter 2, verse 20. In the Hebrew Bible, it's actually chapter 2, verse 1 through chapter 2, verse 22. And for the Brit Chadashah, or the New Testament slash New Covenant, you can read on your own from Romans chapter 15, verses 1 through 7, and 1 Corinthians chapter 12, verses 12 through 20. Adonai spoke to Moses in the Sinai Desert, or Bamidbar, Numbers 1:1. Last week we finished studying the book of Leviticus with Parashat Bechukotai. This week's Torah study begins with the fourth of the five books of Moses called Bamidbar, which actually means in the desert or wilderness. It does not mean numbers. And while this name is taken from the fifth Hebrew word in the verse 1, it reflects one of the themes of this book. The counting of the army. Bamidbar is also called Numbers in English because the first four chapters mention the census of Israelites, the first of which number the men who are able to bear arms. An older Hebrew name for Bamidbar is Sefer HaPikudim, or Book of the Countings. It's also reflecting this theme, the basic theme of counting. In chapter 1 of Bamidbar, the Israelites are still camped at Mount Sinai after having received the law. They built the tabernacle and having been instructed in worship. And now, before they move forward to the Promised Land, they must be prepared for the threats, of course, that await for them on their journey. The Lord commands Moses to take a census of all the Israelite males that are able to bear arms from the ages of 20 and up. Numbers 1:19 says, "And so he counted them in the desert of Sinai." The census results reveal that the Israelites are mighty in number. The men capable of battle are listed by the tribe, totaling 603,550 men. From the tribe of Reuben, there is 46,500 men. Simeon has 59,300. Gad has 45,650. Judah has 74,600. Issachar has 54,400. Zebulun has 57,400. Ephraim has 40,050, or 40,500, pardon me. Manasseh has 32,200. Benjamin has 35,400. The tribe of Dan has 62,700. Asher has 41,500. And Naphtali has 53,400 men. The elite service of the Levites is a little bit different. In Isaiah 11:10, it says, "In that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples, the nations will rally to him, and his resting place will be glorious." The Levites are not counted in a census, since they are not conscripted into the military. The Levites, who are descendants of Aaron, are anointed as priests and given priestly duties. This is found in Exodus chapter 28, verse 1, and chapter 29, verse 9. Those Levites who did not descend directly from Aaron function in subordinate roles to the Aaronite priests as their servants. These Levites replaced the firstborn sons of Israel, who were originally given this task, but they lost that privilege
due to the fact that they worshipped the golden calf. The Levites, however, remained faithful during that time and earned God's favor. In Exodus chapter 13, verse 2, also verses 11 through 13, Exodus chapter 32, verses 25 and 26, and Numbers 3, verses 12 through 13 speak of this. As servants to the priests, the Levites are placed in charge of the furnishings and structure of the tabernacle, taking it down, carrying it, and setting it back up as the Israelites move throughout the wilderness. This is such a holy assignment that only the Levites are allowed to approach the tabernacle. Any unauthorized person coming near would be punished with death. This is found in Numbers chapter 1, verses 47 through 51. The Levites are also required to set up their tents around the tabernacle, not in one location as the other tribes were. They kind of form a barrier around the tabernacle in order to prevent the Israelites from coming too close to the tabernacle, which would cause the wrath of God to fall upon the Israelite camp, and specifically the person who came too near would die. This is found in Numbers chapter 1, verse 53. All the Israelites are to camp at a specified distance from the tent of meeting, far enough away to protect the holiness of the tabernacle, and yet close enough for the Israelites to walk to the meetings. The Lord said to Moses and Aaron, "The Israelites are to camp around the tent of meeting, some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of their family." This is found in Numbers chapter 2, verses 1 through 2. According to divine placement, the 12 tribes of Israel camped beyond the Levite circle in four groups of three tribes each. To the east is Judah, Issachar, and Zebulun. To the south is Reuben, Simeon, and Gad. To the west is Ephraim, Manasseh, and Benjamin. And to the north is Dan, Asher, and Naphtali. Now, because light comes from the east, that is also where Moses, Aaron, and his sons camped, since they are great holy men, responsible for carrying the light of God to the nation. Each tribe has its own prince or leader, are called Nazi. This is found in Numbers chapter 2, verse 3, and a distinctive flag or banner called Degel. This is found in Numbers chapter 2, verse 2, with its own particular tribal emblem and color. The colors are thought to correspond to the precious stones on the breastplate of the high priest or the Kohen Hagadol. These symbols are considered a sign of God's great love for each tribe of Israel. As it says in the Song of Songs, "His banner or Degel over me is love." Numbers 2:4. Even while traveling, the Israelites kept their particular formation around the tabernacle. According to rabbinic commentary in the Midrash, that formation allowed Korah, which was a Levite, to conspire with Dathan, Abiram, and On, who were Reubenites, to mutiny against the leadership of Moses in Numbers 16, verse 1. Since they lived in close proximity to the south side of the tabernacle, they used the opportunity to stir up a rebellion. Of course, this is a perfect illustration of the importance of carefully choosing our companions, when the Bible teaches us that bad company corrupts good character, found in 1 Corinthians 15:33. Now, in the Haftarah prophetic portion, we will speak about what it is to be united under one authority. "Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered." Hosea chapter 1, verse 10. Usually there is a common theme between the Parashah and the corresponding Haftarah prophetic portion. The connection in today's study from the book of Hosea, Hosea chapter 1, verse 10 through 2:20, is it the wilderness and the numbering of the people of Israel. Hosea, in fact, prophesies that Israel's numbers will grow in number like the sand of the sea. Hosea prophesies that the two houses of Judah and Israel will eventually be reunited in the Messianic era under a single leader, as also foreseen by Daniel, Isaiah, Ezekiel, and Zechariah, among other prophets and writers. You can find these in Daniel chapter 7, verses 13 through 14, Isaiah chapter 9, verses 6 through 7, and also chapter 11, verses 1 through 16, Ezekiel chapter 37, verses 15 through 28, and Zechariah chapter 14. This leader, of course, is Yeshua HaMashiach, or Jesus the Messiah. "And the children of Judah and the children of Israel shall be gathered together, and they shall appoint for themselves one head, and they shall go up from the land, for great shall be the day of Jezreel."
This is found in Hosea chapter 1 verse 11 and also chapter 3 verse 35. Because of this theme of assembling together in unity under one head, this portion is read before Shavuot, the time when according to a tradition all the children came as one people to receive the Torah at Mount Sinai. Likewise, at Shavuot or Pentecost, the disciples of Yeshua waited in unity of mind, heart, and purpose for the coming of the Ruach HaKodesh, or the Holy Spirit, found in Acts chapter 1, verse 14. There is an anointing and blessing when we gather together in unity with those who love God. In Psalm 133 states, "How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life, forevermore." And this will lead us into redemption and marriage. In this prophetic book, which is the first of the Tre Asar, or the 12 prophets, God uses Hosea's marriage to a prostitute as a real-life parable to reveal his great love for Israel. After Hosea's wife bears him children, the Lord tells Hosea to send his wife and children away. He, of course, obeys, but declares his love for them, despite his wife's straying. Through this dispersion of his family, Hosea comes to understand God's absolute commitment to Israel despite her straying. And with this insight, Hosea rebukes Israel for engaging in adulterous affairs with pagan deities and being an unfaithful spouse to the Lord. And yet, just as Hosea takes back his wife, who was a harlot, God promises to take back his unfaithful wife, Israel. He promises that the Jewish people will repent and be betrothed to him forever. "I will betroth you to me forever. I will betroth you in righteousness and justice, in love and compassion. I will betroth you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord." This is found in Hosea chapter 2, verses 19 through 20. This concluding passage of the Haftarah is a wonderful prophecy of redemption, which is recited by Orthodox Jewish men each morning as they put on the tefillin, or phylacteries. This traditional wrapping of the leather straps around the man's fingers is similar to a groom placing the wedding ring upon his bride. It is meant to be the symbolic of the betrothal of God and Israel. So we want to thank you for joining us today. May you have a wonderful Shabbat, and may the Lord bless you. Now for the Aaronic blessing. Adesso la benedizione di Aaronic. Yevarechecha Adonai veishmarecha. Yair Adonai panavalecha veichunecha. Yesa Adonai panavalecha veyesem lecha shalom. Veshem Yeshua HaMashiach. Sarha shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. Bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom. Shabbat shalom.